Divertimento, sport e socializzazione, un concentrato di sorrisi ed emozioni. Ecco cosa è stata la festa finale dell'associazione polisportiva dilettantistica Brasilia Calcio. Come ogni anno, i tesserati del club barlettano si sono ritrovati sul sintetico del Manzichiapoli per l'ultimo appuntamento della stagione. I partecipanti, esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici, si sono esibiti in partitelle amichevoli sotto gli occhi attenti dei loro genitori e poi tutti insieme hanno intonato l'inno di Mameli. È stata una stagione positiva perché non era facile mantenere questi numeri, visto che noi siamo una delle società più numerose. È difficile cercare di rimanere al top e cercare di rimanere e mantenere questi numeri. Ce l'abbiamo fatta con grossi sacrifici, con grosso orgoglio, e questa è la cosa che ci dà la soddisfazione maggiore di quest'anno, che ci dà una spinta in più per la prossima stagione. Il bilancio degli ultimi 10 mesi di attività agonistica è decisamente positivo per la Brasilea, soprattutto per ciò che concerne la stagione dei più grandi. I giovanissimi infatti hanno vinto il titolo provinciale sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11, dove gli allievi hanno ottenuto la permanenza nel campionato regionale. Risultati che confermano l'ottimo operato svolto dal direttore tecnico Angelo De Ruggero e dai componenti dello staff Sandro Seccia, Pietro Caputo, Cosimo Stella e Giovanni Salvemini. Anche tutte le altre annate, a partire anche dai giovanissimi 2001, gli esordienti si sono anche ben distinti, i pulcini, poi con i pulcini abbiamo fatto un trascorso che è passato anche da una manifestazione che si chiama Sei Bravo a Scuola Calcio, dove anche lì abbiamo raggiunto sicuramente risultati soddisfacenti, che si è conclusa con l'esperienza a Vieste nella festa regionale, dove hanno preso parte insomma tutte le migliori scuole calcio riconosciute della regione Puglia. E ora spazio al meritato riposo estivo, da rivederci e come al solito fissato per settembre, quando comincerà la 7ª stagione agonistica della Brasilea. Il fiore all'occhiello dell'associazione barlettana sarà la doppia partecipazione ai campionati regionali di calcio a 11, sia con i giovanissimi che con gli allievi. Io spero insomma che i ragazzi in ogni caso trovino la capacità prima di tutto di divertirsi, poi anche quella di affermarsi, perché no, chissà, un domani qualche nome, io ne faccio uno su tutti, Claudio Cassano, è un bambino di 12 anni che insomma è stato notato, è stato portato in giro quest'anno e parecchie società di Serie A e di Serie B l'hanno segnalato. Purtroppo è piccolo, dobbiamo farlo crescere, chissà, Cassano è un nome, speriamo una garanzia.